Ciao Red. Ciao. Piacere. Come ti chiami? Francesco Bellucci. Francesco Bellucci, ecco. Francesco Bellucci, che è un amico di Benji. Dei Ridillo. Non che ricordo. Io ti ho portato una chiavetta. Sentiamo questa chiavetta. Ma stai lavorando con Benji? Sì, 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 stiamo producendo questo disco qua. Sì. Questo qua praticamente è già masterizzato, insomma. Però ieri abbiamo deciso di fare una modifica in un pezzo. E quindi. Di dove sei? Di Modena. Modena. Mm. Allora, Francesco Bellucci. Che bello impiantino, bello. Vabbè, sì, ma non è. Non ci lamentiamo. Ma quanti anni hai tu, Francesco? 27. 27. Mm. Se non mi dicevi che eri di Modena non lo deducevo mica. E di dove credevi che fossi? Ma no, cioè c'hai un S da... Bolognese? Da, no. Allora... Di Sassuolo. Conosci Neck? No, non ci siamo mai conosciuti. L'ho visto una volta in teatro a Sassuolo. Perché qualche anno fa avevo partecipato a un concorso che si chiama Premio Pierangelo Bertoli. Sì. E sono anche arrivato secondo, sono andato forte. Chi ha vinto? Non mi ricordo il nome. E però c'era anche lui in platea così. Allora cioè, ci siamo incrociati. Cioè, io sono timido, capito? Sei timido tu? Senti, cos'è che dobbiamo ascoltare da questa chiavetta? Ah, guarda, te ne posso far sentire più di una? Due. Due, davvero? Sì. Allora, prova a sentire la numero 5. La numero 5? Ma scrivi te e le canzoni. Sì, sì, questo qua è scritto tutto io. Il cielo di notte. Il cielo di notte, bellissima. Secondo me, è bellissima. A me piace molto questa canzone. Adesso sentiamo. No, prova a sentire, senti qua. Perché adesso va su di volume. Guardando il cielo questa notte mi sono accorto che non mi è mai mancato niente, è sempre stato tutto quanto qui, bastava aprire gli occhi. Quando sei con me il resto è polvere, fino alla tristezza la fa sorridere. Non ci sono più ostacoli, bello e brutto, no? Mi viene da come lo vedi? Non esistono più regole,
adesso puoi aprire gli occhi. Mi sembra strano, Perché tu non c'hai la faccia da questa canzone. No, ma infatti... Sei bipolare tu. Ma infatti io ero in difficoltà quando dovevo dire cosa farti sentire. Perché? Perché non ce n'è una veramente che mi rappresenta, una sola. Andrebbe sentito tutto. Difficile. Ma normale te non sei. Di sicuro. Ma cosa fai nella vita? Ah, io lavoro con mio padre. Che lavoro fai? Lavoriamo il ferro. Il ferro? Sì. E la cosa è bella. Sì. Perché sei libero di fare la tua arte come cavolo ti pare. Infatti, io mi trovo molto bene così, perché per dire oggi se lavorassi non sarei potuto venire, capito? Tu hai suoni degli strumenti? Sì. Come compone la tua canzone? Con la chitarra? Con il pianoforte, le volte anche con la chitarra, sì. Ma non sono un granché né a suonare entrambe le cose, sono più bravo okay. Ma al di là di fare un disco, eccetera, ma tu ti esibisci dal vivo? Sì, adesso, fino adesso, tempo fa moltissimo, poi dopo facendo cose di altro, poi dopo mi è venuta voglia di fare questa cosa qua e mi sono un po' fermato perché volevo fare questa cosa qui e adesso, insomma, che... Volevo insomma in un qualche modo farlo sentire un po' in giro, farlo uscire in un qualche modo anche solo digitale, così sì. Dopo portare in giro questa cosa. Ma adesso in questo momento sono fermo, c'è una data il 25 di aprile a Villa Sorra. Ma fai tanti di quei concerti, vuoi mai ricordarti dove sei il 25? No, è che non... magari sarebbe bellissimo. No, sono proprio. Sai, ci sono dei passaggi in questa canzone che mi ricordano Vasco. Sì, può darsi, ma è colpa dell'accento. No, è anche una... solo l'accento dici. Allora, qual è l'altra canzone che vuoi far ascoltare? Non so se c'è un titolo che ti ispira. Ma ce ne sono tanti titoli che mi ispira. Pensieri, parole, mi ricordo. No, quella lascia stare, quella lì. I sogni scappano. Dubon, senti. No, vabbè, ma non è. Partire sta a vivere. Quello non è un intro, niente, solo strumentale. Prova tipo a sentire. Cosa? Potete sentire. Allora? Vai con i sogni scappano, che è un lentone anche quello lì. Ti faccio sentire solo delle robe lente. E come mai? Perché sono più. Più una cosa dentro, capito? Lì viene fuori la persona. Quelle svelte di canzoni sono meno... Durante il viaggio ti può capitare che ti passi la voglia. C'ha meno significato, continuare, c'è più... Fa parte del percorso. Più musicale, più... È tutto normale. Come il sollievo che si fa sentire. Stai anche cortissimo. Dopo un pianto, come si deve. È come un fuoco dentro, la scintilla è il dolore. Ma ci pensi che noia la vita senza queste cose che ci fanno andare avanti e ci fanno sognare. Anche se i miei sogni scappano, io resto qui. Perché nell'animo voler cambiare le cose ed ogni cosa poi in fondo ci stanca, ci viene mal di testa, ci travolge la noia. Ma è proprio lì che si vede l'uomo vero, che prende in pugno la sua vita e
la cambia come vuole, la gira come gli pare, perché ogni momento è vero e non ritorna più indietro, come il tuo dolce preferito, se lo mangi in fretta, ti svegli che è finito, ma proprio questo è il bello di essere tutti qui. Durante il viaggio ti può capitare di aver paura di continuare, trova qualcosa che ti faccia ripartire, come parole e musica che mi arrivano dritte al cuore, come la poesia che mi fa volare via. Un saluto a te che mi hai ascoltato fino adesso, un saluto a te che mi fai vivere. Ti amo Benji. Dai, dai, dai. Sì, sì, è vero, ma sei fortissimo. Tu devi... ti vorrei far sentire anche delle altre cose. L'hai tirato giù, te lo sei tirato giù tutto. Secondo te? Grande. Così c'è. Secondo te non me lo so tirato giù tutto? Ascolta quando c'hai la calma. Ascolta. Ti è piaciuto davvero? Mi fa piacere. Sentiamo Benji, se risponde. Adesso mi sgrido perché vuole che ti faccio sentire delle altre cose lui. Ah sì? No, vabbè, no. Ah. Non risponde. No, ehi Benji! Ma chi è quel matto che stai producendo? No, chi è? Chi c'è? Paolo Belli che sta... Digli che stiamo registrando quello che dice Paolo Belli lì vicino, quindi digli che non è molto gratificante per un presidente della Nazionale Cantanti dire quelle cose. Esatto, presentarsi. Chi è quel matto che mi hai mandato? È forte, è un matto come un cavallo, ma è forte, è un cavallo di lana. Lo so. Ma mi ha detto, non digli che ti ho fatto ascoltare le canzoni che non mi aveva detto lui, No, io lo lascio libero, figurati, mi metto a dire, però c'è... Però, secondo te, quali canzoni mi ha fatto sentire? Vabbè, una potrebbe essere quella di presa la frase di Pirandello, no? Che... Non me l'ha fatta sentire. Poi, l'altra? L'altra potrebbe essere, non so, il cielo di notte, adesso i titoli... Non lo so. Sì, il cielo di notte, ma fate il cielo di notte. Mi piace molto, bravo. Molto, no, bravo, veramente bravo. E poi mi ha fatto sentire I sogni scappano, l'ultima. Sì. No, ma quella solo piano? Sì. Piano e voce, Sì, sì. Lì si capisce che c'è ascoltato la scuola bolognese, però allo stesso tempo sta prendendo anche certe cose, diciamo. Potrebbe ricordare anche un po' Giovanotti, tipo quelli sassi pieni di sassi, eccetera, eccetera. No, io sono contento di lavorare con lui, cercando di... Mi piace, uno mi ricorda tante cose del mondo Modena barra Bologna, quindi un primo Carboni, un primo Vasco, eccetera, eccetera. Mi interessava il tuo parere, per cui... Sono qui che ascolto, dimmi. No. Secondo me deve continuare a lavorare il ferro, così può essere libero di fare queste belle canzoni. Beh, su quello io mi sento del lavoro, chiamiamo così, anche tu sai bene che anch'io le cose le scrivo in macchina, andando in strada, andando però facendo il grafico e andando avanti e indietro, che era tutta dritta questa autostrada, proprio con gli aghi, ho scritto i miei testi, insomma. Ok Benji, grazie e complimenti, è bravissimo, ciao. Dai, grazie Red, ciao. Saluta il tuo compagno di merende lì, il Paolo Belli, ciao. Sì, va bene, ciao.
Non ha mai parlato così bene di me in mia presenza. Grandissimo, sono onorato. Bisogna sempre fare così. Onorato. È un bravo produttore, onorato. Se non ti parla bene di te. Dai, onorato. Veramente. Ok, ci vediamo sicuramente. Ti ringrazio. Guarda, sono contentissimo di averti conosciuto, che ci tenevo, insomma. In una qualche occasione dovevo assolutamente. Davvero?